mettere giù Vinco, che è un giocatore che la categoria è stretto, quindi è chiaro che la differenza è stata lì. Noi abbiamo fatto benino in fase di contenimento il primo tempo, ci siamo difesi senza sbavature in maniera organizzata. Poi il secondo tempo abbiamo creato anche qualche presupposto per fare gol e non ci siamo riusciti. Poi al 75esimo loro hanno fatto cambi importanti che hanno in rosa. Noi in questo momento siamo 15 con due portieri e di questi 15 ne abbiamo 4 infortunati. Stiamo giocando con dei giocatori che sono in prova e quindi secondo me alla fine per 80 minuti l'anno si sa che ci servono 5-6 giocatori per completare l'organico, e dell'attuale organico ne avevamo 4 importanti fuori come Falzerano, Tripoli, Celiento, tutti i giocatori che insomma la squadra per Pisa non glieli puoi regalare. Senti, mi pare di poter dire però che la squadra, soprattutto vista nel primo tempo, è stata quasi perfetta anche dietro, con i vari che ha comandato la difesa, contornato la gente in palla, che sta crescendo di partita in partita. Sì, sono contento perché abbiamo dimostrato di essere comunque tra mille difficoltà, tra mille acciacchi. Mungo per esempio ieri ha perso l'aereo, non si è allenato, è arrivato stamattina. Una squadra acciaccata con giocatori fuori ruolo, perché Pasini è un centrale che ho dovuto metterlo a destra, Falasco è arrivato ieri a Pistoia, ho dovuto metterlo in campo, abbiamo giocato con un ragazzino di 96 in porta, insomma io nonostante tutto ho visto comunque una squadra organizzata, soprattutto nel primo tempo in fase difensiva che come ho detto si è difesa con ordine, e poi dopo il secondo tempo invece mi è piaciuta anche in fase propositiva. Ci è mancata la stoccata, loro l'hanno avuta, però diciamo che siamo ampiamente sulla tabella di marcia, siamo ampiamente nei tempi che avevamo previsto. Velocemente le ultime due battute, la prima sul girone. Ma se fosse confermato questo, perché entrando nello spogliatoio ho sentito qualche voce diversa, che sia intervenuta la politica per rivedere la posizione della salinità. Se così fosse, diciamo, se è come sapevamo fino a ieri, secondo me è stato giustamente suddiviso, diciamo, secondo un criterio di posizione, secondo un criterio geografico come è sempre esistito in Serie C. Poi che qualcuno magari voglia approfittare della situazione dei tanti derby per magari vedere se riesce a fare capolino in qualche girone centrale o settentrionale, questo è un altro discorso. Io mi limito a dire che come sono stati compilati i gironi ieri non ci vedo niente di anormale. Se poi in Italia non si riesce a garantire l'ordine pubblico in delle partite di calcio di Serie C dove l'affluenza non è come in Serie A, secondo me bisogna far festa a tutti. Allora, l'ultima cosa, alla Coppa Italia, voi al primo turno riposate, quindi c'è ancora un po' di tempo per crescere e migliorare. Sì, ma noi lo sappiamo, ripeto, siamo una squadra che se saremo 20, 21, 22, 23, non lo so, comunque siamo tutti nuovi, l'allenatore compreso, e oggi abbiamo fatto una gran bella figura al cospetto di una squadra che secondo tutti i pronostici, anche il mio, dovrebbe essere una squadra che dovrà vincere il campionato. Io dico che per 75 minuti tutta questa esperienza non si è vista. Poi, come ho detto prima, vorranno i cambi in questo momento, noi in questo momento non li abbiamo e la differenza è stata lì. Cristiano, posso fare il ministro?